Siamo con Alessio Rimoldi, coordinatore della Fiera del Libro, la 68esima Fiera del Libro, in partenza domani. Io direi, Alessio, che buongiorno. Ci tocca cominciare con un purtroppo, no? Sì, tanti purtroppo, perché abbiamo dovuto ridimensionare il tutto, abbiamo dovuto in particolar modo rinunciare alla mostra mercato, a tutto il percorso che avevamo pensato. Abbiamo deciso però di continuare con le nostre presentazioni. In certi casi riusciamo anche a fare le presentazioni nella sala grande, quindi in realtà con più persone, in altri casi invece in una saletta laterale, per evitare che ci si sovrapponga e quindi creare assembramenti ovviamente non consentiti. Vabbè, allora c'è anche un per fortuna, no? C'è un purtroppo, sì. Ma c'è anche un per fortuna. Sì, teniamo duro e cercheremo di fare comunque quella che rimane, speriamo, una piccola festa in città. Dunque, la 68esima Fiera del Libro vede insieme tutti i librai della città, più anche una cospicua serie di piccoli editori che saranno comunque rappresentati, e ci sarà la possibilità di acquistare i libri. Sì, allora diciamo che la mostra mercato si è ridimensionata, è diventata un piccolo bookshop, in una saletta laterale alla sala congressi, e dove troverete tutti i libri presentati sia da Parolario sia da Fiera del Libro, e anche una piccola selezione di altri libri appunto proposti dai nostri librai e piccoli editori. Una cosa molto ridotta però, ecco, certo, ci tengo. È ridotto anche l'afflusso della gente, come si fa per venire alla Fiera del Libro? Sì, è importantissimo. Allora, la Fiera del Libro non sarà più aperta negli orari continuati come erano stati preventivati, dalle 15 alle 23, a parte che adesso alle 23 ci sarà il coprifuoco, quindi è impossibile, ma bisognerà assolutamente prenotarsi per assistere alle presentazioni. Ci si potrà prenotare sul sito di Fiera del Libro Como e di Parolario, dipende appunto dalle presentazioni a cui si vuole assistere. Ecco, c'è un numero limitato? Limitato, sì. Sì. Però abbastanza, mi sembra che per le presentazioni librarie, che insomma vedono tanti bravi autori locali, fino a 20 persone o anche più? Allora sì, per ora sono 20 persone, stiamo appunto lavorando per spostarci quando possibile nella sala più grande e avere anche 45-50 persone, però non è ancora nulla di certo, vi terremo ovviamente aggiornati. Sul sito. Sul sito, esatto, e abbiamo già noi 4-5 sold out delle nostre piccole presentazioni. Beh, piccole dai Alessio, neanche poi tanto, anzi sì. Ne portate una grossa che condividete con Parolario, che è quella con Cottarelli. Con Carlo Cottarelli, che tra l'altro è sold out completamente, però ci teniamo, speriamo davvero vivamente di riuscire ad arrivare mercoledì sera a fare anche questa bella presentazione con Cottarelli. Bene, la Fiera del Libro comunque comincia domani regolarmente, come era stato preventivato, 23 di ottobre, finirà regolarmente il 1 di novembre. Appunto, la limitazione è proprio soltanto nel numero di espositori che partecipano, però possiamo dirlo che tutti i librai sono solidali e saranno tutti rappresentati in questo bookshop? Assolutamente, c'è stato uno spirito di collaborazione di fronte a questa difficoltà che non mi immaginavo, è stata una bella sorpresa anche per me. E si veleggia verso la 70esima Fiera del Libro che dovremo celebrare alla grande. Sì, in piazza Cavour, alla grande. Sì. Grazie Alessio Rimoldi, l'ho sottratto ai suoi mille impegni che ha in queste ore. Ciao, è stato un piacere, grazie. Ciao.